Ok, ciao a tutti, eccoci in classe con una nuova fantastica puntata di storia contemporanea. Eh sì, perché proprio stiamo arrivando ormai ai giorni nostri quasi, beh, più o meno, stiamo arrivando all'inizio del Novecento. Oggi parleremo dell'imperialismo, di questo importante fenomeno politico, economico, sociale, di carattere globale che interesserà il mondo tra il 1870 e il 1914, un periodo che cambierà le sorti della geopolitica internazionale, ma avrà anche importanti ricadute negli equilibri europei, conducendo, come già la data del 1914 fa, come dire, presagire, a una crescente conflittualità tra le potenze imperiali, tra le potenze europee e lo scoppio quindi della Prima Guerra Mondiale. Quindi oggi parleremo dell'Africa, parleremo dell'Asia e se ci riusciamo vorrei anche accennare a ciò che succede in Cina e in Giappone, nel nostro racconto dell'imperialismo e quindi questa età degli imperi tra la fine dell'Ottocento e gli anni, diciamo, 10 del Novecento. La sigla. Noi in realtà nel nostro percorso abbiamo già parlato di colonialismo in varie occasioni. Ad esempio, ne abbiamo iniziato a parlare dopo le famose imprese di Cristoforo Colombo e la colonizzazione, la scoperta e colonizzazione del territorio americano. Ne abbiamo parlato quando abbiamo affrontato le imprese portoghesi nella circumnavigazione dell'Africa. Abbiamo visto in quelle occasioni che si venivano a creare diciamo, dei territori coloniali che avevano poi fatto la fortuna di potenze europee come la Spagna e il Portogallo. Nel corso, per esempio, del Cinquecento, il Siglo d'Oro spagnolo si chiama così proprio perché dalle ampie colonie della Spagna in America Latina provenivano oro, argento e grandi ricchezze. Però questo colonialismo, che poi nel Seicento diventa un momento di grande crescita degli olandesi, che vi ricordate il secolo degli olandesi, quindi anche l'Indonesia, i territori del sud-est asiatico, il Settecento, il secolo inglese, e sarà il momento in cui dopo il 1763, la fine della guerra dei 7 anni, gli inglesi riusciranno a scippare dalle mani dei francesi, territori in America del Nord e anche i territori in India. Ecco, tutto questo racconto però era accomunato da un fattore fondamentale, cioè le colonie fino al momento, diciamo, di fine Ottocento, questo colonialismo, era stato caratterizzato dal fatto che le potenze europee erano piuttosto interessate alla creazione di basi commerciali, cioè il possesso, l'occupazione di questi territori si limitava prevalentemente alle aree costiere. Ok? Con l'eccezione delle colonie spagnole e portoghese, i portoghesi dell'America Latina, che invece avevano osservato un'ampia colonizzazione anche dell'entroterra, per lo più, pensate all'Africa, pensate ai territori per esempio anche dell'Asia, come l'India o le isole, sono tutti avamposti commerciali che avevano un significato strategico, commerciale, di scambio, erano dei porti che servivano per importare ed esportare in Europa beni preziosi, spezie, prodotti, la seta, i metalli, ok? Non c'era quindi stata l'intenzione di occupare un intero territorio
renderlo una forma di Stato, un protettorato, istituire all'interno di questo territorio investimenti, forme statali e tutta una serie di operazioni legate piuttosto alla creazione di un vero e proprio impero. L'eccezione che abbiamo visto nei territori dell'America Latina è vera, ma in quel caso i cosiddetti conquistadores, è vero che avevano preso possesso stabilmente di questi territori, avevano creato a volte delle economie di piantagioni, alle volte degli sfruttamenti delle miniere, ma in maniera molto indipendente dalla madrepatria, tanto che ben presto il destino di questi conquistadores, di queste colonie spagnole, eccetera, si era completamente separato dalla madrepatria. Veniva fornito l'oro, venivano forniti dei beni, ma diciamo a livello politico c'era una grande divisione, una grande distanza. Oltretutto, nel corso dell'Ottocento abbiamo osservato l'indipendenza di queste colonie e la nascita di paesi autonomi nell'America Latina, nel Brasile, e anche alla fine del Settecento le stesse colonie inglesi in America si sono sostanzialmente rese indipendenti con la guerra, famosa guerra di indipendenza americana, e quindi diciamo nel nostro racconto nel corso dell'Ottocento c'è un nuovo soggetto politico importante, cioè gli Stati Uniti d'America. Che cosa cambia? Questo nuovo periodo lo chiamiamo imperialismo perché si parla di un vero e proprio imperialismo coloniale, cioè le potenze europee nel corso della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, creano dei veri e propri imperi coloniali, fondando quindi, formando dei governi coloniali con delle leggi, con degli apparati statali, quindi occupazione di ampi territori dell'Africa e poi dell'Asia, creando dei veri e propri governi, esportando quindi una lingua, una cultura, imponendo uno stile di vita, esportando e imponendo una religione. Compito di questi governi coloniali sarà gestione delle risorse, produzione agricola, gestire la produzione manifatturiera, gestire i mercati, le infrastrutture, l'istruzione, ma anche la salute di questi, diciamo, abitanti, con l'istituzione per esempio di ospedali, di scuole, di strade, di infrastrutture e amministrazione della giustizia. Quindi capite, si vengono a creare degli imperi coloniali caratterizzate dalla formazione di governi. Governi che gestiscono l'economia, gestiscono la vita, gestiscono la cultura. Ok, dal punto di vista amministrativo, le potenze occidentali adottarono due forme di governo per i territori coloniali: il governo coloniale e il protettorato. Sono due forme di amministrazione di questi territori, diciamo, colonizzati, che differiscono per un fatto. Il protettorato prevede l'esistenza di un governo, delle istituzioni provenienti dal basso, quindi dello stesso paese. Ci sono rappresentanti locali, permangono delle forme di governo e delle istituzioni locali. Mentre il governo coloniale è del tutto dipendente dalla madrepatria, dal paese coloniale, e viene quindi instaurato un governo direttamente, ad esempio, dall'Inghilterra, dalla Francia, dei governatori o come abbiamo visto per l'Inghilterra, la regina Vittoria come imperatrice delle Indie. Ok? I protettorati saranno una tipologia di governo che viene gestita attraverso degli accordi di dipendenza tra il paese coloniale e la colonia stessa, e vengono applicati normalmente in territori dove già esistono delle forme istituzionali, quindi ad esempio nel Nord Africa, in Tunisia, in Egitto, ecco, verranno istituiti dai francesi e dagli inglesi dei protettorati, perché appunto verranno mantenute delle forme di governo locali, diciamo, che esprimono quindi istituzioni e rappresentanza di carattere locale, ok? Ma sempre attraverso una forte dipendenza tra il paese europeo, il paese colonizzatore e la colonia stessa. Se vediamo com'era la situazione a monte e com'è la situazione a valle, vedete che all'inizio del nostro racconto, per quanto riguarda l'Africa, si parla di una presenza europea senz'altro, ma soprattutto nei territori costieri, utili alle circumnavigazioni, ai commerci, ok? Al collegamento navale con l'India, con il Medio Oriente, con il sud-est asiatico, ok? Quindi grande cambiamento. Chi sono i protagonisti? Allora, i protagonisti di questa impresa imperiale, quindi i veri paesi imperialisti, sono, allora, innanzitutto direi due sopra tutti, cioè l'Inghilterra e la Francia. L'Inghilterra e la Francia forse giocano la parte del leone nel nostro racconto e avranno una massima espansione coloniale. Pensate che l'Inghilterra, alla fine di questo periodo, avrà
centuplicato la propria dimensione, cioè dal territorio della propria isola avrà un controllo diretto o indiretto di un, diciamo, di un impero coloniale 100 volte più grande del territorio insulare, okay? Delle isole della Gran Bretagna, eccetera. In generale, tra il 1870 e il 1913, i territori coloniali passano da 15 milioni di chilometri quadrati a circa 40 milioni di chilometri quadrati. Quindi c'è un'esplosione in termini di vastità e di estensione di questi domini. Abbiamo detto, Francia e Inghilterra sono i due paesi principali, ma non solo. Naturalmente continuano a esserci gli olandesi, continuano a esserci i portoghesi. Nuovi soggetti sono i tedeschi, quindi la Germania. Di recente unificata, si affaccerà all'avventura imperiale, coloniale, l'Italia, anche se più in ritardo di tutti, e il Belgio, ok? Quindi direi Belgio, Germania, Italia, tre nuovi soggetti. E questo per quanto riguarda l'Europa. Ce ne sono due senz'altro da citare, fuori dall'Europa, ma due, diciamo, nascenti superpotenze, gli Stati Uniti d'America e il Giappone. Anche queste sono potenze imperiali, anche queste iniziano a voler costruire il proprio impero. Gli Stati Uniti, ne abbiamo già parlato, a valle della guerra di secessione, abbiamo visto dopo la guerra ispano-americana, Cuba, l'isola di Guam, molte acquisizioni sul Pacifico, e vi preannuncio già che anche il Giappone, che si consoliderà a livello imperiale, vedremo, ci sarà una grande rivoluzione anche di industrializzazione, di crescita, di modernizzazione nel Giappone di fine 800, si affaccerà prepotentemente all'imperialismo nel Pacifico, e questa contraddizione tra Stati Uniti e Giappone, tra queste due superpotenze industriali e commerciali fortemente imperialiste, porterà senz'altro a degli attriti nel corso del Novecento, e non vi nascondo che, diciamo, l'entrata in guerra degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, sarà proprio una delle conseguenze di una crescente conflittualità con il Giappone stesso. Chiaramente, di tutto questo che abbiamo detto, le ultime potenze a entrare in gioco sono proprio la Germania e l'Italia, proprio perché erano quelle, come dire, che si sono unificate, consolidate, create come stati autonomi e indipendenti solo recentemente. E tra tutti questi, l'Italia è senz'altro il paese che arriverà più tardi di tutti. Quindi abbiamo detto cos'è, abbiamo detto chi sono i protagonisti, ora dobbiamo capire le ragioni dell'imperialismo. Perché dal 1870 circa in poi parte questa nuova avventura? Allora, qui bisognerebbe ricollegarsi a tre tipi di ragioni: a ragioni di carattere economico, a ragioni di carattere politico e a ragioni di carattere culturale. Ora, le ragioni di carattere economico, come al solito, sono le più rilevanti. In Europa e nel mondo, negli anni 70 dell'Ottocento, accade una profonda crisi economica, quella che passa alla storia come la Grande Depressione. L'economia industriale capitalista, che era figlia della prima rivoluzione industriale, agli occhi di molti sembrava un'economia invulnerabile, in crescita continua, in espansione illimitata. C'era grande fiducia sulle capacità della borghesia e dell'imprenditoria, grazie alla forza delle imprese, delle industrie, della meccanizzazione. C'erano anche però delle voci contrarie. Una di queste è Karl Marx e le teorie, diciamo, del socialismo scientifico, che iniziano a studiare invece le problematiche interne allo sviluppo capitalistico, mettendo in guardia l'opinione pubblica internazionale sulla possibilità di crisi cicliche all'interno dell'evoluzione capitalistica. Cioè, il capitalismo, secondo Marx, non è immune da crisi cicliche, cioè ciclicamente non può crescere l'economia all'infinito, ma al contrario è inevitabile arrivare di fronte a crisi di sovrapproduzione, dove c'è l'invenduto, dove le fabbriche fanno fatica a piazzare, a commerciare tutto ciò che producono. La produzione va più veloce della commercializzazione. Questa, come dire, previsione nefasta si avvera negli anni 70. Lo vedremo meglio quando parleremo della rivoluzione industriale, della seconda rivoluzione industriale, perché la seconda rivoluzione industriale è figlia di questa grande depressione degli anni 70 e 80 dell'Ottocento. La risposta alla grande depressione di fine 800 sarà proprio una nuova forma di produzione, una nuova forma economica, una nuova forma industriale, cioè la seconda rivoluzione industriale. Però, prima di invece di parlare della seconda rivoluzione industriale, che ovviamente sarà oggetto di più lezioni, quello che ci interessa oggi è capire cosa succede a livello della politica economica dei paesi che sono coinvolti da questa crisi. Una delle risposte che verrà data dai paesi europei alla crisi
visto che questa crisi era dovuta anche all'arrivo dagli Stati Uniti d'America di merci, di prodotti agricoli a basso prezzo. Abbiamo parlato infatti dell'industrializzazione americana e della meccanizzazione dell'agricoltura, della fine dello schiavismo e della grande crescita nella produzione industrializzata all'interno delle grandi farm americane. Ok? Vi ricordate? Ecco, questa meccanizzazione, i trattori, le metriche, trebbie, nuove forme di concime, eccetera, eccetera, portano all'arrivo di merci a basso costo. Il grano, il mais, il cotone, tutti i prodotti americani sono a basso costo e quindi per proteggersi i paesi europei fanno delle politiche protezioniste, cioè iniziano a dire mettiamo i dazi sui prodotti americani che stanno facendo concorrenza a basso prezzo e ci stanno, diciamo, distruggendo l'economia. Abbiamo dell'invenduto, non riusciamo più a vendere né prodotti agricoli né prodotti industriali, come d'altronde aveva già previsto Karl Marx, peraltro. E cosa succede? Succede che il protezionismo, dazi, tasse alle dogane, i merci americane costano di più, ma costa tutto di più. Importare le cose costa di più perché abbiamo detto che i paesi europei si blindano, si chiudono, ok? D'altronde è l'età degli imperi, questo è anche coerente con una filosofia nazionalista, una filosofia autocratica, ok? Fare da soli, cercare di fare con le proprie, non arricchire il paese vicino comprando da lui. Il problema è che alcuni paesi hanno materie prime, carbone, ferro, rame. Ragazzi, le fabbriche vogliono materie prime, funzionano con materie prime. Altri paesi invece non hanno materie prime e quindi per poter alimentare la ripresa industriale, questa seconda rivoluzione industriale, hanno bisogno di guardare al di là del proprio paese e anche al di là di importazioni da altri paesi. L'idea di fondo è andiamo a incrementare lo spazio vitale, lo spazio geografico, lo spazio politico ed economico di questo paese creando nuove colonie, quindi andiamo in Africa, conquistiamo territori più o meno vergini, territori all'interno dei quali si stavano scoprendo miniere e quindi iniziavano a diventare interessanti per gli europei, in modo tale da poter risolvere due problemi o anche tre problemi. Primo, avere un approvvigionamento di materie prime senza passare per l'acquisto da paesi terzi. Ho delle colonie, faccio venire le materie prime da lì, direttamente sulle mie navi. Secondo, l'invenduto. Ho finito le ferrovie. Dove costruisco altre ferrovie se tutto è già pieno di ferrovie? Vado in paesi dove è possibile ancora investire, dove servono le ferrovie. Faccio investimenti e faccio lavorare le mie fabbriche, ampliando quindi i territori dove poter inserire e investire. Quindi do sfogo all'espansionismo. Infine, l'invenduto. Dove vendo il mio invenduto? Lo vendo presso le colonie. Ci saranno persone interessate a comprare questi prodotti, ok? Infine, la manodopera. Se non c'è abbastanza lavoro in Francia, bene, vai nel Gabon dove bisogna costruire le strade, vai a lavorare lì, farai fortuna lì, ok? Quindi le manodopere in eccesso, la disoccupazione viene combattuta anche con la promessa di successo, di fortuna, di arricchimento presso le colonie. Questa è la ragione economica. La ragione invece politica è connessa con il nazionalismo. È l'Europa dei muscoli, è l'Europa degli imperi, è l'Europa degli eserciti, Bismarck, ragazzi, è la Germania che si unifica, la Francia che la promette, promette il revanscismo contro la Germania, l'Inghilterra che dice di essere l'impero numero uno al mondo, effettivamente lo è. Gli Stati Uniti che capiscono di essere ormai, aver risolto i propri problemi interni e di essere, ops, diventati una superpotenza. L'Italia, la stessa Italia è assolutamente innamorata dei propri ideali nazionalistici, si è appena unificata, appena finito un risorgimento, tutti uniti nei confronti di una missione comune, fare grande l'Italia. Insomma, tutti i paesi europei sono alle prese con una politica di potenza, una politica che poi infatti ha portato anche a già dei primi scontri e delle alleanze, la triplice alleanza, adesso abbiamo la duplice che presto sarà triplice intesa, l'Europa degli eserciti, l'Europa dell'industria, delle armi, l'Europa dell'armamento e dell'escalation militare. Tutto questo naturalmente porta alla necessità di avere un posto al sole. Ogni nazione, ogni impero, per essere impero, deve avere il proprio impero coloniale. Non si è una nazione di serie A, non si è considerati una nazione di serie A senza il proprio impero, il posto al sole. E in più scatta una competizione
tra le varie nazioni, se i francesi si stanno muovendo e hanno delle colonie, anche la Germania deve averle, anche l'Inghilterra deve averle, ma allora anche il Belgio deve averle. Non posso perdere l'occasione di avere un pezzo di Africa, di avere un pezzo di Asia. È troppo importante, sia a livello economico, ma anche a livello politico, mi capite? Come rilevanza, come importanza, come prestigio internazionale. Infine, una motivazione molto importante è la motivazione di carattere culturale. Allora, primo, l'Europa era attraversata da un profondo sentimento razzista, razzistico nei confronti delle popolazioni africane, dei neri africani, degli asiatici, considerati esseri umani di serie B. E questo era anche alimentato da una distorta interpretazione dell'ideologia darwinista, il famoso darwinismo sociale. L'evoluzionismo di Darwin, una teoria scientifica che vale nel mondo biologico, veniva erroneamente interpretata da politici, da intellettuali, da filosofi, da scienziati, come una dimostrazione che l'uomo bianco, la razza bianca, fosse superiore ai neri e agli asiatici, eccetera, eccetera. Perché nella lotta, la sopravvivenza, nella lotta nei confronti della, diciamo, selezione naturale e dell'adattamento all'ambiente circostante di cui ci parla Darwin, l'essere umano ha avuto diverse risposte, ma quello dei bianchi, le culture delle razze bianche, hanno saputo rispondere in modo favorevole, hanno creato degli stati, hanno creato la rivoluzione scientifica, hanno avuto l'illuminismo, hanno avuto il romanticismo, hanno avuto la scienza, l'industria, la tecnica, le armi. Noi siamo superiori, lo dimostra quello che abbiamo realizzato. Quindi, darwinianamente siamo superiori. I neri sono inferiori e quindi, collegato a questo, ideologia paternalista. C'è Kipling, grande scrittore inglese, che scriverà una poesia che dovete assolutamente trovare e studiare su internet o sul libro di testo c'è, che si chiama Il fardello dell'uomo bianco. L'uomo bianco, dice Kipling, ha un fardello e questo fardello, la sua missione, il suo compito è civilizzare. Civilizzare i selvaggi africani. Così chiamavano i popoli africani, popolazioni selvagge, cioè che vivono nelle selve, nelle foreste, non hanno forme di organizzazione, sono in una tribù l'una contraria all'altra, sempre in guerra, non hanno creato niente, sono allo stato più o meno quasi a livello animalesco. E l'uomo bianco, superiore, più raffinato, più evoluto, più colto, più ricco, più tutto, deve avere l'obbligo morale di istruirli, di come un padre, capite? Con i suoi figli minorenni, di farli crescere, di insegnare loro cos'è uno Stato, cos'è la vera religione, la vera istruzione, ok? Eccetera, eccetera. Per farlo ha bisogno di prendere possesso di questi territori. Inoltre, un senso di superiorità, ragazzi, ideologica. Pensate al nazionalismo di Fichte. Fichte diceva: i tedeschi sono superiori. Sono superiori a tutto, a tutti, dovranno dominare nell'Europa, figuriamoci nel mondo. Ma lo stesso Mazzini, la superiorità morale degli italiani, le tre Rome, no? La Roma morale che deve dare esempio a tutta Europa e gli inglesi. Noi siamo nell'impero, nell'epoca vittoriana, l'epoca vittoriana è il massimo splendore della civiltà occidentale. Ognuno, ogni di queste nazioni, non solo era muscolarmente contro gli altri, ma era anche, direi, filosoficamente convinta di essere il modello di civiltà più elevato, più avanzato. Figli anche del romanticismo, figli anche del positivismo, che è una filosofia che studieremo il prossimo anno e che dà grande enfasi alla scienza, al progresso e alla centralità, quindi, di questi, della cultura occidentale che produce progresso scientifico. È l'epoca questa degli esploratori. Pensate a Livingstone, il più importante tra questi. Livingstone, inglese, andrà a esplorare diciamo, il fiume Zambesi e scoprirà le cascate più grandi del mondo, che sono le cascate Victoria. Le chiamerà cascate Victoria proprio in onore della regina Vittoria, ovviamente lui inglese. Questi esploratori, ce ne sono tanti, non ve li racconto tutti, tornano dai loro viaggi e raccontano con dei resoconti quello che hanno visto, le loro avventure. Queste testimonianze diventano sostanzialmente materiale di grande diffusione. Diventano romanzi, diventano racconti, influenzano l'opinione pubblica, insomma, si inizia ad avere una grande passione per i viaggi, per un interesse di spingere il proprio paese, quindi un'opinione pubblica che preme sulla politica per dire andiamo, andiamo e conquistiamo, vediamo questi racconti degli esploratori, c'è l'oro. Ragazzi, si scopre l'oro, si scoprono i diamanti.
in Sudafrica si scoprono i diamanti, si scoprono gli smeraldi, si scoprono enormi ricchezze. L'Africa inizia a diventare interessante anche per questo, oltre che alcuni scrittori, ad esempio Emilio Salgari, ecco, lo scrittore che è famoso per via di Sandokan, non avete mai sentito parlare di Sandokan? Questi racconti, stavolta dell'Oriente, dell'India, la tigre di Monprachen, questi grandi tesori, questi misteri, quasi dei romanzi a metà tra i romanzi di esplorazione e i romanzi di fantascienza, del mistero, del fantasy. Ecco, questa è la letteratura che andava in quell'epoca, ok? È la letteratura che quindi accompagna questo, diciamo, sentimento di avventura, di esplorazione e anche di colonizzazione. Ora iniziamo a capire cosa succede in Africa. Allora, abbiamo detto che prima del 1870, come vediamo dalla cartina, solo una minima parte dell'Africa era stata colonizzata e invece dagli anni 80, direi in poi, c'è una grandissima accelerazione. Cioè, i primi due paesi che partono sono, abbiamo detto, l'Inghilterra e la Francia. La Francia, 1881, colonizza la Tunisia. Vi ricordate, ne abbiamo già parlato, perché Bismarck convince i francesi che già erano, diciamo, presenti in Algeria, quindi lì vicino, di prendere possesso dei territori in Tunisia. Questo per fare arrabbiare l'Italia e per separare l'Italia dalla Francia. Infatti l'Italia poi firmerà la Triplice Alleanza proprio con la Germania e l'Austria. Parallelamente, un anno dopo, nel 1882, l'Inghilterra decide che è venuto il momento di sprigionare la sua forza colonizzatrice. E da dove parte? Parte dall'Egitto. Perché dall'Egitto? Parte dall'Egitto perché nel 1875 era diventata l'Inghilterra proprietaria della maggioranza delle azioni della società che gestiva il canale di Suez. Quindi, avendo già il controllo di questa importantissima infrastruttura, cioè del canale di Suez, che di fatto era un'arteria di comunicazione fondamentale tra l'Europa e il resto del mondo, pensa giustamente di ampliare i domini e di conquistare l'Egitto. Sia l'Egitto che la Tunisia facevano tecnicamente parte dell'Impero Ottomano, ma era molto tempo ormai che questi paesi erano di fatto autonomi, erano formalmente sotto l'Impero Ottomano, però l'Impero Ottomano, ormai indebolito, non aveva più grande polso, diciamo, grande capacità di controllo. A questo punto avviene un effetto a catena. Partiti questi primi due paesi, anche gli altri non stanno fermi. Il primo che si muove è il Belgio, Leopoldo II. Leopoldo II aveva finanziato un esploratore famoso, Stanley si chiama, con la EY, che era stato incaricato dal governo di esplorare il fiume Congo. Il fiume Congo, ragazzi, è un fiume importantissimo nel cuore dell'Africa, che corre all'interno della foresta, diciamo, una delle foreste più grandi del mondo, la foresta del Congo per l'appunto, che sta nel cuore dell'Africa e che appunto questo esploratore via via andrà a capire, insomma, dove si arriva, come si articola questo fiume, conoscendo le tribù locali, ma soprattutto scoprendo che dagli alberi che stanno in quella foresta si può ottenere il caucciù. Il caucciù è una resina che all'epoca era stata, diciamo, era stato da poco scoperto un modo, la vulcanizzazione, cioè un sistema per trasformare questo caucciù in una specie di gomma, ok? Quindi prima dell'invenzione della plastica, la prima gomma che veniva usata è la gomma da caucciù. Quindi, ragazzi, questa resina era preziosissima. Si potevano fare con la seconda rivoluzione industriale tantissime cose con il caucciù. Quindi il Congo diventa interesse prioritario e viene invaso da Leopoldo II, che occupa una grandissima, diciamo, fetta di questo territorio nel cuore dell'Africa, dove peraltro scoprirà l'oro, pietre preziose, di tutto, ma soprattutto inizierà a, diciamo, istituirà in Congo un dominio personale. Cioè lui, a differenza della Francia e l'Inghilterra che andavano, diciamo, per conto del governo, il Congo diventa un possesso personale del re, di Leopoldo II, come fosse il territorio di casa sua, come fosse un enorme giardino tutto per lui. Ragazzi, Leopoldo II è responsabile di uno dei più grandi massacri della storia. In Congo le violenze barbariche di Leopoldo II saranno leggendarie, ma nel senso negativo. Ucciderà, pensate, oltre 10 milioni di africani. Solo i belgi da soli saranno responsabili di oltre 10 milioni di morti, torture, sevizie, mutilazioni. Se qualcuno non rispettava,
le quantità dovute del caucciù o delle pietre o quello che doveva prendere, veniva davanti a tutti decapitato, oppure gli tagliavano le mani o gli facevano altre torture anche peggiori. Ok? Questo era il regime terribile che si impone in Congo. Ma la cosa però che preoccupa più gli europei non è tanto questa, ma il fatto che il Congo non ha sbocchi al mare, quindi Leopoldo II inizia a guardare con interesse i territori dell'Angola. Che era sostanzialmente portoghese, e del Gabon, che invece era controllato dai francesi. Cioè, Leopoldo II vuole dare uno sbocco al mare al proprio territorio personale per poter commerciare, altrimenti era tagliato fuori. Ma chiaramente i paesi, questi due paesi, la Francia e il Portogallo, dicono: no, 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 assolutamente non esiste. Questi sono territori occupati da noi. Si sta per arrivare alla guerra, e a questo punto Bismarck convoca 1884-1885 la conferenza di Berlino, da non confondere con il congresso di Berlino di cui abbiamo già parlato, che era invece dedicata a ricomporre gli equilibri europei dopo la crisi balcanica. Vi ricordate la Russia, l'impero ottomano e il rischio di conflitto tra Austria e Russia per il controllo dei Balcani? Però vedete, sempre a Berlino. Circa 10 anni dopo, 1884-85, c'è la conferenza di Berlino, che invece ha l'obiettivo di mettere tutti d'accordo rispetto alla spartizione dell'Africa, evitando quindi delle guerre e dei contrasti. Cosa si decide al congresso di Berlino? Primo, l'Africa viene spartita in aree di influenza, quindi sostanzialmente la parte occidentale dell'Africa prevedrà una presenza francese. La parte occidentale dell'Africa ha una prevalenza inglese, quindi Francia e Inghilterra devono sostanzialmente rispettare delle aree di influenza. Ovviamente altri paesi come il Belgio ottengono il riconoscimento dei procedimenti già acquisiti, e in generale il principio che viene stabilito è che una, diciamo, colonia può essere definita tale solo dopo che sia stata effettivamente conquistata. Cioè ci vuole prima l'occupazione militare, civile, e poi dopo il riconoscimento internazionale dello status di colonia. Non si può dire io voglio, mi prenoto per dire. Bisogna andarci, investire, metterci l'esercito, metterci i soldi, ok? Naturalmente in questa spartizione anche appunto il Belgio ha avuto il suo riconoscimento, ma anche la Germania lo avrà, ok? Ad esempio, la Germania otterrà il Camerun e il Togo, quindi dei paesi vengono subito annessi alla Germania, ok? Una cosa importante che viene stabilita è l'abolizione della schiavitù, quindi la schiavitù è illegale in Africa, ma naturalmente, ragazzi, questa è una cosa teorica che poi in realtà non verrà rispettata. Un'altra cosa importante che viene stabilita è la libertà nella navigazione del fiume Congo e di tutti gli emissari del Congo, cioè il fiume Congo è tutta una rete di fiumi molto importanti che fanno parte del territorio del Congo, ma sono fondamentali nella navigazione e nel commercio africano. Ecco, Leopoldo II deve lasciarli liberi a tutte le altre, diciamo, liberi di essere navigati. Sono fiumi enormi e che possono essere navigabili, ok? Molto bene, questo viene, diciamo, deciso. La conseguenza qual è? La conseguenza, senza andare nell'ambito di ogni singola conquista, è che vedete alla cartina, alle mie spalle, che metterò anche nel video, che la Francia occuperà, vedete questa parte qui in viola, la Francia occuperà un'area vastissima del Nord Africa, nella costa atlantica, fino al centro del continente, ok? Mentre l'Inghilterra aveva l'intenzione, il suo sogno, era quello di fare un unico territorio coloniale unito dal Cairo al Capo, cioè dal Cairo, Egitto, fino a Città del Capo, di cui vi devo parlare a parte, che comunque era, vi ricordate, di dominio inglese. Qual è l'obiettivo dell'Inghilterra? Di creare una specie di enorme corridoio commerciale che, partendo dal Cairo, passando, diciamo, per i territori dell'Egitto, possa unire fino a Città del Capo, a Sudafrica, e da lì raggiungere l'India, che era territorio coloniale facente parte ormai dell'impero, ok? Questo è l'obiettivo, ma purtroppo questo obiettivo non sarà del tutto realizzato. Perché? Perché intanto nel 1890 l'Inghilterra deve accettare, per le varie compensazioni decise anche a Berlino, che anche la Germania potesse avere voce in capitolo, non solo, come abbiamo visto, a est, ma anche a ovest. E quindi un territorio che si chiama Africa orientale tedesca, più o meno coincidente con l'attuale Tanzania, viene attribuita alla Germania, ok?
In cambio però di questa interruzione di fatto di questo corridoio, perché vedete com'è la cartina? C'è tutto un corridoio tranne questo territorio qui. Ecco, visto che l'Inghilterra deve accettare la presenza tedesca sia a est che a ovest, come un po' stabilito in Berlino, in compensazione avrà l'isola di Zanzibar. Quindi è un'isola davanti alla Tanzania che poteva comunque utilizzare per via commerciale, molto importante, come per dire, per bypassare questo territorio che era invece una colonia, era diventato una colonia tedesca. Dal Cairo al Capo, ma dopo il Cairo c'è un altro importante paese che l'Inghilterra deve avere, cioè il Sudan. Il Sudan nel 1898 inizia a essere conteso tra inglesi e francesi, perché effettivamente i francesi avevano conquistato l'Egitto, ma dal loro punto di vista questo Egitto era tutto il Nilo. Okay? Cioè finiva dove sarebbe finito il Nilo e quindi continuando sul Nilo si arriva in realtà in un territorio che è l'attuale Sudan. Una cittadina sul Nilo, questa Fashoda si chiama, era stata invece preventivamente occupata dai francesi che speravano di poter avere anch'essi un sbocco sul Nilo, importantissimo fiume commerciale, uno dei più grandi fiumi del mondo. E qui la Francia e l'Inghilterra, ragazzi, arrivano ai ferri corti, cioè il cosiddetto incidente di Fashoda, cioè l'Inghilterra schiera l'esercito e la Francia schiera l'esercito, certo non tutto, dei contingenti, alcune truppe presenti lì sul Nilo e si sta per arrivare alla guerra. Attenzione che le diplomazie entrano in gioco e si arriva alla tregua. A una pace per via diplomatica, i francesi accettano che gli inglesi occupino il Sudan e in cambio però si crea un avvicinamento politico, commerciale, interessante per entrambi i paesi, che porterà, ragazzi, questi due paesi che fino a questo punto erano i due paesi coloniali per eccellenza ed erano molto rivali tra di loro, mi seguite? Ha un avvicinamento politico fondamentale, quindi questo incidente di Fashoda, che tutto sommato ve lo potevo anche non raccontare, non è che sia così importante, è importante non tanto in sé, ma per le conseguenze politiche, perché Inghilterra e Francia, che per ora proprio stanno su due, diciamo, universi paralleli, da questo momento in poi, da questo accordo in poi per l'Africa, inizieranno a entrare in una sorta di scambio di reciproci rapporti positivi, di alleanza, che porterà nel corso del tempo alla creazione dell'intesa cordiale. L'intesa cordiale si unirà alla duplice intesa già presente, vi ricordate, tra Francia e Russia, creando la cosiddetta triplice intesa. Ok? Quindi questo momento è un momento di avvicinamento fondamentale perché risentiremo parlare dell'Inghilterra e della Francia come alleate nella prima guerra mondiale, ma anche nella seconda guerra mondiale. Sarà un rapporto di amicizia, di partenariato. Molto strano per due superpotenze coloniali in contraddizione tra di loro, che parte proprio a valle di questo incidente militare diplomatico della città di Fashoda. Ok? Ci rimane l'ultimo pezzetto dell'Africa, cioè il Sudafrica. Abbiamo detto che gli inglesi vogliono fare un coast to coast dal Cairo al Capo, ma com'è la situazione del Sudafrica? La situazione del Sudafrica è particolare e va raccontata a parte. Perché? Perché scoppieranno in Sudafrica delle cosiddette guerre anglo-boere. Le coste del Sudafrica erano già state colonizzate dai portoghesi, vi ricordate Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz, il Capo di Buona Speranza e la circumnavigazione dell'Africa. Dopo, nel corso del tempo, erano state passate di mano, durante il secolo olandese erano diventate olandesi e infatti la popolazione che lì viveva era prevalentemente di origine olandese. Nel corso del tempo, in realtà, si era creato un po' un melting pot perché erano immigrati in Sudafrica non solo olandesi, ma anche inglesi e anche ugonotti. Gli ugonotti, vi ricordate, scacciati dalla Francia, ce li ritroviamo ovunque, erano andati anche in Sudafrica. La lingua che si parlava in Sudafrica era una specie di derivato dell'olandese, si chiama Afrikaans con la K, e il popolo che viveva in queste colonie si chiamava popolo Boero, erano i Boeri, questa popolazione mista di prevalenza olandese. Cosa succede però? Che durante le guerre napoleoniche, a valle delle guerre napoleoniche, la città del Capo e in generale il controllo del Sudafrica passa all'Inghilterra. Vi ricordate? È una delle poche cose che l'Inghilterra ottiene a valle del Congresso di Vienna. Vi ricordate 1914, la caduta di Napoleone? L'Inghilterra
tra le varie cose che diciamo colonie in giro per il mondo, ottiene il controllo della Città del Capo e dei territori coloniali sudafricani. Ok? Ora, che cosa succede? Che questi coloni olandesi, questi coloni boeri, avevano sempre vissuto una realtà di autonomia rispetto a tutte le dominazioni precedenti. E anche gli inglesi all'inizio ignorano sostanzialmente questo territorio, che viene utilizzato prevalentemente come scalo navale nei confronti dei commerci con l'India, ok? Ma via via, nel corso dell'Ottocento, gli inglesi inizieranno a far sentire sempre maggiormente la propria volontà di dominio, di governo, le tasse. E le leggi iniziano insomma a voler gestire questi territori coloniali intorno a Città del Capo come fossero effettivamente parte del grande impero inglese. E quindi insomma questi coloni boeri ormai abituati a una grande autonomia iniziano a non volere sottostare al dominio inglese e si spostano verso nord, quello che si chiama Grand Trek. Chiamato nella storia sudafricana, cioè grande spostamento, grande migrazione, c'è questo grande spostamento verso nord, creando due repubbliche, la Repubblica di Orange e la Repubblica del Transvaal. Vedete che sono nomi, diciamo, di carattere olandese, sono prevalentemente olandesi questi coloni, ok? Cosa succede? Che tutto sommato agli inglesi questo sta anche bene, non importa dove sono andati questi olandesi, erano zone ancora sostanzialmente poco rilevanti. Povere, erano prevalentemente contadini, agricoltori, non stiamo parlando di persone ricche, stiamo parlando di persone molto semplici. La parte importante era quella costiera, naturalmente. Ma succede qualcosa, che in questi territori, nelle repubbliche di Orange e Transvaal, vengono scoperti i diamanti. E qui le cose cambiano, perché allora diventano molto interessanti per gli inglesi. Sono ricchissime di diamanti queste, solo sono ancora queste aree, ok? Lo stesso Cecil Rhodes, che è il governatore delle colonie inglese, Rhodes è da ricordare, Rhodes scritto, governatore delle colonie, inizia a finanziare con risorse proprie, un personaggio particolarissimo, l'esplorazione e la colonizzazione di altri territori verso nord, ok? Creando, ad esempio, verrà creata la cosiddetta Rhodesia in onore di Cecil Rhodes. Oggi la conosciamo con il nome di Zimbabwe, ok? Ma attenzione che questa espansione verso nord di Rhodes e diciamo degli inglesi va ovviamente in rotta di collisione con le due repubbliche boere, ok? Che iniziano naturalmente diciamo, a sentirsi accerchiate e scoppierà presto una guerra, la cosiddetta guerra anglo-boera. Cecil Rhodes, peraltro, fonderà la De Beers, non so se l'avete mai sentita, è la più grande compagnia, ancora oggi, la più grande compagnia diamantifera del mondo, ok? Quindi un personaggio veramente particolare, è sia un politico, sia un esploratore, sia un imprenditore, ed appunto creerà questa grandissima compagnia commerciale. Arriviamo alle guerre, scoppiano delle guerre, dopo una prima sconfitta gli inglesi, sono due le guerre, la prima la perdono, la seconda la vincono, ma comunque nel 1910 vengono abolite le due repubbliche e istituita la cosiddetta Unione Sudafricana. Quindi alla lunga, dopo aver perso la prima guerra, gli inglesi vincono la seconda guerra anglo-boera, i boeri vengono sconfitti, viene unificato questo grande territorio, perché anche interessante per via dei suoi diamanti e delle sue risorse, anche altri metalli, è scoperto l'oro, vengono scoperte tante cose, però se politicamente questo Sudafrica fa parte delle colonie dell'impero inglese, però a governare di fatto sui territori sono i boeri. Questi boeri di fatto sono la prevalente popolazione diciamo, di quest'unione sudafricana e è rilevante questo perché i boeri applicano un forte regime di separatistico, razzistico, di segregazione razziale in Sudafrica. Questo sistema purtroppo non finirà nel Novecento, anzi dal 1948 in poi sarà trasformato nel regime dell'apartheid. Passiamo quindi in Asia. Dobbiamo parlare di due grandi protagonisti, soprattutto Inghilterra e Francia, così come in Africa, anche in Asia. L'Inghilterra. Allora, abbiamo detto l'Inghilterra, come prima cosa da ricordare, è il consolidamento del dominio coloniale nell'Ottocento nell'India. Ok? 1876 viene deposto l'ultimo sovrano Mogul indiano e la regina Vittoria viene nominata imperatrice
delle Indie. Ok? Nel 1885 nasce però in India un partito di intellettuali indiani, il cosiddetto Partito del Congresso Nazionale. Pensate, sono intellettuali formati anche all'interno delle scuole inglesi, quindi diciamo di formazione britannica, ma sono però nazionalisti, sono sostanzialmente portano avanti un'idea di nazionalismo e indipendentismo, ok? Anche perché nel 1877-78 questa crisi economica mondiale, vi ricordate che vi ho detto che colpirà l'Europa, il mondo, questa crisi di sovrapproduzione, colpisce anche l'India, che è collegata ormai al sistema di import-export con l'Inghilterra e genererà moltissimi morti. Quindi, ragazzi, in India sì, c'è un dominio inglese, sì, c'è la regina, è una colonia inglese, ma nascono già a fine 800 dei movimenti nazionalisti che lottano per la liberazione dell'India dallo straniero, ok? Nel frattempo, l'Inghilterra continua a espandersi a Oriente in Birmania e in Malesia, quindi amplia il suo territorio imperiale coloniale. Si espande quindi verso Oriente, ma anche dell'India e verso Occidente, verso la penisola arabica, e anche prova ad espandersi verso nord, ma a nord dell'India c'è l'Afghanistan e questa volta questa espansione dovrà fermarsi perché entrerà in conflitto con la Russia. E quindi per evitare una guerra contro la Russia, diciamo l'Inghilterra frenerà l'espansionismo verso nord. Quindi realizzerà un espansionismo prevalentemente, direi, verso est, con Birmania e Malesia che vengono ad allargare questo grande territorio coloniale inglese ad est dell'India. Non potrà andare oltre perché? Perché c'è la Francia. La Francia cosa fa invece? La Francia prende il possesso della Cambogia, del Vietnam del Sud, cosiddetto Cocincina si chiamava. E nel 1885 strappa alla Cina il controllo anche del Vietnam del Nord. Quindi Cambogia, tutto il Vietnam e nel 1893 il Laos, ok? E allora questo non entra in contatto, in conflitto con gli inglesi? Potevano entrare nuovamente in guerra e allora decidono che la Thailandia sarebbe stato uno stato cuscinetto tra l'impero inglese, che arrivava, abbiamo detto, fino alla Birmania e alla Malesia, e l'Indocina francese, ok? Quindi avete capito? La Francia nel 1887 crea un protettorato generale in Indocina usando proprio la Thailandia come stato cuscinetto tra i domini inglesi e i domini francesi per evitare ulteriori problemi, come era successo in Sudan, ok? L'Olanda continua il controllo completo dell'Indonesia, benché una ormai potenza in declino, mantiene un importantissimo controllo nell'Indonesia. La Russia in questo periodo punta verso i territori non tanto diciamo del sud-est asiatico, quanto piuttosto la Manciuria. La Manciuria viene conquistata alla Cina e viene invece viceversa ceduta l'Alaska agli Stati Uniti. L'Alaska, che viene diciamo, considerata dai russi troppo cara, troppo periferica, viene ceduta nel 1867, venduta agli Stati Uniti d'America. Ok? Bene, le Filippine stanno sotto la Spagna? Sì, stanno sotto la Spagna fino allo scoppio della guerra ispano-americana, perché dopo la sconfitta della Spagna, della guerra ispano-americana, le Filippine finiranno sotto il controllo degli Stati Uniti d'America. Ok? Con il Trattato di Parigi, gli Stati Uniti d'America, oltre a beccarsi il controllo diciamo, delle Filippine, strappandole alla Spagna, ottengono il controllo, abbiamo detto, di Porto Rico, dell'isola di Guam e un importante protettorato su Cuba. Inoltre, nel Pacifico, ottengono anche l'acquisizione delle Hawaii, che verranno inglobate negli Stati Uniti d'America addirittura nel 1959, saranno l'ultimo dei 50 stati americani. Terminiamo il nostro racconto sull'Asia parlando di due soggetti politici molto importanti che anche nel Novecento torneranno a far sentire la loro voce, la loro rilevanza a livello internazionale, cioè la Cina e il Giappone. In questo caso no, non si tratta di un vero e proprio colonialismo, ma è sempre, come dire, queste due potenze saranno toccate, interessate dai fenomeni imperialistici e occidentali, con però esiti diversi.
Allora, partiamo dalla Cina. La Cina nell'Ottocento si presenta come un impero, c'è un imperatore, anche se di fatto il potere politico viene detenuto dai mandarini, potere politico e anche il potere religioso. I mandarini sono appunto una classe aristocratica che in Cina svolge attività di governo e anche molto importante, svolge un'azione di amministrazione delle risorse, ad esempio le risorse idriche, i canali. Ecco, diciamo, la Cina è governata di fatto da questi mandarini, importanti canali in Cina, i canali di irrigazione, perché sappiamo l'esistenza delle immense risaie cinesi. Ok, il sistema cinese è un sistema che si presenta ancora fino all'Ottocento chiuso, un sistema lontano dalla storia dell'Occidente, non integrato con l'Occidente, anzi sostanzialmente tradizionale e resistente all'influenza occidentale. Questa, diciamo, grande realtà, questo grande impero che costituisce per gli occidentali naturalmente anche un grande mercato, naturalmente non è esente dall'appetito espansionistico, imperialistico delle potenze europee che arrivano, soprattutto l'Inghilterra, a imporre delle forme di apertura ai commerci internazionali. Diciamo, nell'Ottocento di fatto l'unico posto che veramente era concesso gli europei per commerciare era il porto di Canton a inizio 800, venivano commerciate tradizionalmente tè, porcellane, ma agli inglesi questo non basta e quindi scatenano nel corso dell'Ottocento due famose guerre dell'oppio. Che cosa sono queste guerre dell'oppio? Intanto queste due guerre si svolgono una nella prima metà dell'Ottocento e un'altra nella seconda metà dell'Ottocento. La prima va dal 1839 al 42, la seconda dal 1856 al 1860. Le guerre dell'oppio sono delle guerre che scoppiano tra l'Inghilterra, anche se la seconda guerra dell'oppio vedrà in realtà una coalizione europea contro la Cina, e appunto la Cina dall'altra parte. Perché questo? Perché gli inglesi iniziano a commerciare clandestinamente l'oppio, che è una sostanza, sappiamo, che da dipendenza è una droga fondamentalmente, è la stessa, diciamo, sostanza da cui poi si deriva anche l'eroina, che sono le famose sostanze oppiacee. L'oppio è una, diciamo, in quell'epoca era un prodotto che si fumava, che però stordiva moltissimo chi lo fumava. Le oppierie, insomma, erano posti dove, diciamo, le persone andavano per fumare e poi però si addormentavano, stavano magari giorni in uno stato semi-incosciente, quindi insomma naturalmente la dipendenza da oppio era un problema sociale molto forte che la Cina voleva contrastare, però l'oppio era un prodotto che gli inglesi di fatto esportavano dall'India, cioè producevano in India e lo commercializzavano proprio in Cina. Quindi gli inglesi avevano studiato questo, diciamo, commercio estero tra India e Cina, producevano l'oppio in India e lo rivendevano in Cina dove c'era un certo mercato, era un prodotto che aveva mercato, ma naturalmente le autorità cinesi cercano di contrastare con tutte le forze il dilagare di questo commercio clandestino di oppio. E quindi scoppiano queste due guerre. Entrambe queste guerre verranno vinte, la prima appunto dall'Inghilterra, la seconda da una coalizione comunque capeggiata dall'Inghilterra e la Cina, quindi dovrà accettare una serie di conseguenze derivate dalla sconfitta di queste due guerre, in particolare la progressiva apertura dei canali commerciali con l'Occidente e con l'Inghilterra stessa. Nella la prima guerra dell'oppio finisce con il trattato di Nanchino nel 1842, che prevede la cessione all'Inghilterra dell'isola di Hong Kong, un centro fondamentale per il commercio, per i trasporti nella Cina, un luogo estremamente strategico, e l'apertura al commercio anche del porto di Shanghai, quindi l'occupazione di Hong Kong e l'apertura al commercio di Shanghai. Con la vittoria della seconda guerra, gli occidentali costringono la Cina ad aprire le vie fluviali interne cinesi, quindi non solo i porti, diciamo, che vanno sull'Oceano Pacifico, ma anche le vie commerciali di carattere fluviale. Quindi le navi occidentali, soprattutto inglesi, inizieranno a solcare le acque dei fiumi cinesi per commerciare ed esportare così i loro prodotti in questo grandissimo, grandissimo territorio, in questo nuovo grandissimo mercato.
Questa violenta apertura agli occidentali e questa debolezza diciamo, dei mandarini e dell'imperatore di fatto scontenta la popolazione, soprattutto contadina, che nel corso della seconda guerra dell'oppio scatena anche una rivolta contro le autorità cinesi, una rivolta che è nota come rivolta dei Taiping. Questi Taiping sono commercianti, agricoltori, guidati da un leader che addirittura era ispirato a idee cristiane. Diceva addirittura di essere il fratello di Gesù. Comunque, questa rivolta viene di fatto repressa nel sangue dalle autorità cinesi. È rilevante però notare una forte spaccatura tra la popolazione delle campagne, che ancora appunto nell'Ottocento è in situazione molto arretrata di produzione, anche a livello naturalmente di diritti umani del tutto assenti, organizzazione del lavoro. Stiamo parlando di una società molto tradizionale ancora nell'Ottocento, semi-feudale e non aperta alle novità che abbiamo visto, avevano invece attraversato l'Ottocento in Europa. Ecco, questo scollamento tra il potere politico cinese e la pancia della Cina, la pancia contadina, degli agricoltori, queste immense distese di agricoltori che sono insomma anche in condizioni di povertà e di regime di semisussistenza, teniamolo presente perché ritornerà nel racconto. Nel Novecento avverranno ancora delle profonde rivolte, delle rivoluzioni contadine in Cina che insomma poi comporteranno dei cambiamenti e degli smottamenti politici molto importanti con l'avvento poi di un regime comunista nel corso del Novecento. Ma insomma, qui stiamo ancora all'inizio di questo percorso. Quindi, 1864, viene stroncata la rivolta dei Taiping dalle truppe imperiali. Parliamo del Giappone. Il Giappone a metà dell'Ottocento è una realtà di carattere feudale, anche questa estremamente tradizionale, forse ancor più della Cina, perché è ancora meno aperta della Cina tradizionalmente ai commerci, agli scambi con l'Occidente. Di fatto è un impero, c'è cioè un imperatore che però non esercita ormai da diversi secoli il potere effettivo, il potere istituzionale. L'imperatore di fatto viene tenuto prigioniero dallo shogun. Lo shogun in Giappone è una famiglia in realtà degli shogun che di fatto detengono nell'Ottocento il potere politico e amministrano ormai da circa 2 secoli la giustizia e l'economia del Giappone. Sotto lo shogun ci sono i daimyo che sono dei feudatari e sotto ancora i samurai, che sono funzionari ma anche, diciamo, guerrieri, membri dell'esercito, ufficiali. Ok? Questa, diciamo, situazione, questo isolamento, viene rotto nel 1854 proprio dagli Stati Uniti. Sono i primi ad arrivare in Giappone e a imporre di fatto alcuni trattati commerciali molto sfavorevoli ai giapponesi, favorevoli agli americani e poi anche agli altri occidentali, una apertura forzata quindi dei porti e della cultura giapponese all'Occidente, che verranno soprannominati i trattati ineguali, perché molto ingiusti e molto sfavorevoli per i giapponesi. E quindi l'accettazione passiva, diciamo, di questi trattati da parte della famiglia degli shogun genera una rivolta di questi daimyo che di fatto rovesciano il potere degli shogun e ripristinano invece l'imperatore che viene portato da Kyoto, dove veniva tenuto di fatto in una specie di isolamento e prigionia, a Tokyo. E quindi questo imperatore molto giovane, quindicenne all'epoca, riprenderà in mano il potere anche attraverso, diciamo, l'ausilio degli shogun, che sono la parte più importante dell'esercito e appoggiano questa transizione, in un nome appunto di anche nazionalismo, senso di radici, di tradizione. L'imperatore veniva visto come la figura simbolo del Giappone, quindi appoggiano questa rivolta, rifiutano l'apertura forzata all'Occidente, e però l'imperatore capisce che il Giappone non poteva rimanere così, non poteva cioè perdere l'occasione di trasformarsi in una potenza, in una grande potenza industriale, commerciale, perché altrimenti altri trattati ineguali sarebbero arrivati. La forza degli americani, degli inglesi era prorompente, c'era troppa differenza, insomma, che andava colmata. Questa differenza verrà colmata in un tempo veramente sbalorditivo, in un tempo brevissimo, considerando la lunga, diciamo, tradizione secolare del Giappone, questa realtà un po', come dire, cristallizzata, un po' pietrificata.
ecco, che invece evolve nella seconda metà dell'Ottocento in maniera tumultuosa. Perché? Perché si inizia uno a far studiare all'estero diciamo gli imprenditori, coloro che volevano diciamo, investire, a importare ingegneri, importare tecnologia, a copiare sostanzialmente tutte le varie novità della rivoluzione industriale. Quindi sostanzialmente si inizia a procedere dall'alto, però non con impresa privata, ma soprattutto con intervento dello Stato. Quindi lo Stato si fa carico di industrializzare velocissimamente il Giappone con acciaierie, con industrie ferroviarie, le navi, l'esercito. Insomma, c'è un balzo produttivo e diciamo del prodotto interno lordo del Giappone è spaventoso. E anche parallelamente alla crescita economica, anche una modernizzazione a livello politico, civile, istituzionale. Ad esempio, viene di fatto abolito il feudalesimo e ricreata una realtà maggiormente egualitaria. Tutti i cittadini sono uguali, quindi c'è l'imperatore, ma poi di fatto viene abolito questo sistema feudale che ancora vigeva nell'Ottocento in Giappone. L'istruzione elementare obbligatoria, un esercito nazionale, quindi non più gli shogun che hanno il proprio esercito, ma un esercito che l'imperatore può, diciamo, gestire direttamente. Un sistema fiscale centralizzato, anche lì le tasse, abbiamo visto nel racconto del passato quanto per le creazioni di monarchie centralizzate importante fosse avere il controllo delle risorse, delle tasse e delle imposte. La Costituzione. Quindi una vera rivoluzione, arriva l'industria, arrivano i diritti, arriva una Costituzione, arriva il telegrafo, insomma, qualsiasi tipo di novità nella seconda metà dell'Ottocento. E questo riuscirà quindi a colmare in breve tempo la distanza tra il Giappone e le realtà industrializzate di cui abbiamo parlato finora e a presentarci quindi una nuova realtà, una nuova superpotenza nel Novecento, che presto entrerà nel nostro racconto e diciamo in qualche modo come dire, farà terminare una volta per tutte questo splendido isolamento che il paese del Sollevante aveva osservato per secoli e secoli. Ok, però va notato che questa è una rivoluzione dall'alto, come la definiscono gli storici, cioè tutto questo racconto sul Giappone è una decisione dell'imperatore. Non c'è stato questo percorso di acquisizione delle competenze, acquisizione dei diritti, richiesta della Costituzione, progressiva presa di coscienza del popolo. Come dire, tutto quello che ha accompagnato la storia dell'Europa, dall'illuminismo in poi, ecco, il Giappone in un certo senso lo riproduce, ma in maniera forzata dall'alto. Quindi in realtà ancora la società è una società molto tradizionale, molto chiusa, con dei rapporti feudali che sono stati di fatto aboliti, ma che ancora permangono nella mentalità delle persone e della gente, ok? Quindi autorità e privilegi delle classi dirigenti, insomma, è un paese, come dire, che si è industrializzato e modernizzato di colpo, però appunto mantiene nello stesso tempo grandi elementi di novità industriale e tecnologica, ma anche però grandi elementi di tradizione e di riferimento al passato. Qui finisce il racconto sul nostro, diciamo, imperialismo, perché parte poi un nuovo imperialismo. Anche il Giappone inizierà, una volta finita questa grande crescita, non solo culturale, ma anche economica e militare, a esercitare un forte imperialismo. Scoppierà una guerra con la Cina, ad esempio, ma di questo vi voglio parlare. Diciamo in un'altra lezione, perché ha a che vedere con dinamiche che sfociano ormai nel Novecento. Cioè, il Giappone sarà una potenza che scatenerà l'imperialismo in Corea, in Cina, però questi fattori scateneranno a loro volta delle guerre con la Russia e che sono poi la base di partenza di fenomeni novecenteschi. Quindi non voglio aprire adesso un discorso, però ecco, ricordiamoci che il Giappone ce lo ritroveremo, detto tra noi, il prossimo anno, come un soggetto nuovo, un soggetto che non solo riceve l'offensiva, ma la sprigiona a sua volta, ok? Quindi abbiamo esportato anche un modo di pensare, un modo di ragionare e anche una mentalità imperialista in questi paesi che inizialmente volevamo invece semplicemente dominare e schiacciare. L'ultima riflessione, chiudiamo questa lezione. Abbiamo detto all'inizio che gli europei si affacciano al mondo, l'Africa e l'Asia in particolare, ma abbiamo visto anche l'Estremo Oriente,
con un'ottica paternalistica. L'idea di fondo è l'uomo bianco è un uomo superiore e deve, ha l'obbligo, ha il dovere di portare cultura, portare benessere, portare soprattutto investimenti, far crescere, insomma, questi stati così arretrati, come era vista questa situazione dell'Africa e dell'Asia dal punto di vista del tutto eurocentrico, appunto degli europei dell'epoca. Ma la domanda che ci si può fare è: questo colonialismo, questo imperialismo ha effettivamente comportato un incremento di benessere, di sviluppo, di crescita per questi paesi? Allora, da un lato gli investimenti ci furono. La Francia, l'Inghilterra diedero in un certo senso mano al portafoglio e ad esempio si costruirono delle ferrovie, si costruirono delle strade, delle scuole, delle infrastrutture. Però questi investimenti ebbero un impatto limitato perché di fatto, ad esempio, le ferrovie vennero sì costruite, ma non per il benessere, per gli interessi dello Stato colonizzato, ma piuttosto dello stato colonizzatore. Quindi vennero costruite, ad esempio, tra le miniere e i porti, con l'idea di appunto prendere, depredare i diamanti, l'oro, tutto ciò che veniva scoperto, ad esempio in Africa, portarlo velocemente nei porti, imbarcarlo nelle navi e portarlo poi in Europa. Ok? Quindi sì, furono spesi dei soldi, sì, furono fatti degli investimenti, però un po' a senso unico. Cioè, effettivamente questo colonialismo non portò una crescita endogena dei paesi che furono interessati al colonialismo, perché fu fatto sostanzialmente con questa ideologia paternalistica, ma in fondo per ragioni economiche, commerciali, molto eurocentriche, molto nazionalistiche, appunto molto imperialistiche. Quindi in alcuni casi possiamo notare ancora oggi in alcuni paesi ex coloniali che esistono infrastrutture, delle scuole, degli ospedali, però in realtà la popolazione non ne beneficiò perché non ci fu un vero interesse a far avvenire anche in quei paesi una presa di coscienza, una presa di potere, una gestione dell'economia, degli investimenti in un senso che non fosse strettamente di interesse immediato per la madrepatria, Inghilterra, Francia, Germania. Oltretutto abbiamo visto alcune di queste potenze, in particolare il Belgio, ma anche la Germania, si macchiarono oltretutto di schiavismo, di violenze, di omicidi, quindi mutilazioni, quindi vediamola anche così, altro che paternalismo, i neri in Africa venivano sostanzialmente usati in maniera schiavistica nelle miniere, nelle piantagioni, ovunque ci fosse una risorsa naturale, questa risorsa naturale non era una fortuna per chi la possedeva, era una sciagura perché arrivavano lì gli occidentali e costringevano le comunità locali a infilarsi, a morire nelle miniere, a scatenare guerre incredibili per il controllo dei territori, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che era successo anche in Sudafrica con le guerre anglo-boere. Ultima riflessione, curiosamente, proprio il dominio di potenze occidentali in alcuni di questi paesi comporterà l'inizio della fine del colonialismo, perché attraverso l'istruzione, attraverso la possibilità di alcuni intellettuali, alcune famiglie naturalmente che potevano permettersi di, ad esempio, andare a studiare in Inghilterra, in Francia, poter imparare, poter aprirsi a una nuova cultura, ecco, questo sì, l'abbiamo visto anche in India, svilupperà in alcuni di questi paesi una nascita di coscienza nazionale per la prima volta, un po' come era successo in Europa con l'arrivo di Napoleone, cioè paesi che non si erano mai visti uniti inizieranno nel corso del tempo, grazie a queste elite che andranno a studiare in Europa, in Occidente, ad avere, come dire, a percepire per la prima volta la necessità di una unificazione nazionale, di un orgoglio patriottico e quindi in un certo senso la poca cultura che, diciamo, riusciranno a trasportare gli europei nelle colonie e insieme anche al loro dominio così egoistico, diciamo così imperialistico, comporterà nel corso del Novecento poi la nascita di movimenti anti-occidentali nelle colonie che via via comporteranno appunto un progressivo decolonialismo e l'abbandono con delle rivolte, con vari fatti che magari vedremo il prossimo anno, rivolte e un sentimento fortemente anti-occidentale e quindi un po' come era successo anche in America Latina, via via poi un fenomeno di decolonialismo, di fine di questo imperialismo. E di nascita di una realtà, appunto, di stati nazionali che però portano poi ancora sulla propria pelle tutti i segni di quella che è stata l'epoca coloniale
e tutte le ferite che per molti di questi paesi, e penso per ognuno di noi, sono ancora aperte nelle nostre coscienze di occidentali. Ok? Ciao a tutti e viva la storia!